Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Vi do il benvenuto al mio stallone della democrazia su Helldivers 2 e in questo video vi darò qualche piccolo consiglio iniziale, molto iniziale, per capire bene come è strutturato il gioco nelle missioni e soprattutto una volta che arrivate per le prime volte sui pianeti, cosa fare, come gestire la mappa e anche scoprire delle opzioni un po' segrete del gioco, come le funzionalità extra delle armi, le modalità diverse delle armi, che il gioco in realtà non vi spiega. Quindi insomma, cominciamo subito e iniziamo dalle missioni, che anche la base è la fondamenta di tutto il gioco. Voi inizierete da facilissimo e ogni volta che batterete un livello di difficoltà con una missione completata, sbloccherete quello successivo, fino ad arrivare eventualmente a Helldive, che è veramente super super difficile. Vi dico subito che la difficoltà dei singoli nemici, cioè la loro forza, non cambia con i livelli di difficoltà, cambia solo il fatto che sono molto più aggressivi e molto più numerosi e molti più nemici elite che vanno a uscire dai nidi o se giocate con una parte dei robottoni nei dropship dei robot. Quindi la forza singola non cambia, è il numero spropositato che aumenta, quindi serve un livello più alto per poter sbloccare stratagemmi più forti per affrontare meglio le difficoltà più alte, fondamentalmente. Un'altra differenza enorme tra le difficoltà è il fatto che i primi tre livelli di difficoltà avete solo campioni verdi che vi servono per sbloccare gli upgrade della nave. Dalla 4 fino alla 6 avete anche quelli arancioni e dalla 7 in poi potete trovare anche quelli rosa, diciamo fucsia, che sono quelli più rari, che vi servono per i livelli 2 e 3, per upgradare appunto sempre la nave e quindi avere gli stratagemmi ancora più forti. Quindi non abbiate troppa fretta di scalare i livelli di difficoltà, perché oggettivamente se non avete degli stratagemmi un pochino più alti di livello, poi è molto difficile affrontare, soprattutto quando arrivano tanti nemici con le armor pesanti, ok? All'inizio sono pochissimi, magari ve ne spunta uno o due in una missione, ma a livelli alti sono tipo la normalità, quelli che prima magari sono dei boss di fine livello, agli ultimi livelli di difficoltà sono tipo una normalità. Quindi per questo vi servono livelli più alti, quindi non abbiate fretta. Un'altra cosa che distingue i livelli di difficoltà è che le prime missioni avete una singola missione da fare e che dà poche medaglie, invece più andate avanti, più le missioni aumentano, cominciano ad essere due, come streak, quindi se completate diciamo la serie vincente prendete più medaglie, più risorse, più tutto, però se anche fallite una sola missione fallisce tutto e poi avrete i pacchetti da tre missioni dal livello 5 in su. In questo caso io vi consiglio, quando fate le streak da 3, di lasciarvi quella più veloce alla fine, in modo che l'ultima, che è quella che paga di più come medaglie e come XP moltiplicatore tutto quanto, è quella più sicura, diciamo così, che poi potete vincere e quindi siete abbastanza certi di non perdere il premio massimo, quindi lasciatevi magari quella più facile alla fine. Ricordatevi che comunque potete mettere in sospeso appunto una serie, nel senso che non è che dovete giocare tutte di fila, potete anche staccare il gioco e ricominciare, potete anche giocare una partita di un altro e tornare alla vostra partita e continuare la vostra, diciamo così, serie di missioni. In particolare poi quando arriverete alla missione numero 7, come livello di difficoltà, alla missione suicida come livello di difficoltà, vi consiglio di restare qui un bel po' di tempo prima di provare a fare 8 e 9, perché questa è quella più facile in cui si trovano le risorse, appunto, viola. E in questo modo le potete un pochino farmare per avere ancora più upgrade nella nave ed essere ancora più forti, perché oggettivamente 8 e 9 sono veramente super super difficili, ci vuole un'ottima coordinazione del gruppo e avere la disponibilità praticamente di tutti gli stratagemmi, tutti gli upgrade possibili e immaginabili. Dovete avere la possibilità di scegliere il miglior equipaggiamento loadout per affrontare 8 e 9 e quindi la 7 probabilmente la farmerete un po' di più. Ora vi faccio vedere in game alcune cose e alcuni tips and tricks e quindi magari ci giochiamo una difficoltà veramente super bassa, giusto per non essere, diciamo così, troppo infastiditi. Qua comunque posso dire qualcosa: quando decidete dove droppare, magari non fatelo esattamente sull'obiettivo o dove ci sono questi bagliori rossi, che vuol dire che ci sono tanti nemici, quindi forse anche probabilmente altri obiettivi, perché all'inizio voi vorrete comunque stare in un posto tranquillo per poter chiamare giù magari dei pod di supporto, magari l'arma di supporto, uno zainetto di supporto, altre cose. Quindi avete bisogno di, non so, un minuto di tempo di tranquillità. Se vi buttate in mezzo nel casino, non ce l'avete. Per questa missione prendo un lanciagranate, prendo due Eagle per farvi vedere che se prendete più Eagle insieme non è una super idea, perché c'è un cooldown condiviso del riarmo e quindi questo un po' vi dà
delle problematiche e ve lo faccio vedere, e poi magari prendo una torretta così a caso. Come potenziamenti, uno dei primi è proprio l'ottimizzazione dello spazio, che forse è anche uno dei più forti, perché vi permette di avere tutte le risorse al massimo ogni volta che venite buttati giù, sia quando morite sia quando iniziate. Quindi iniziate col massimo delle siringhe, il massimo delle munizioni per le armi, il massimo delle granate, quindi questo è abbastanza fondamentale. Chiaramente se giocate in gruppo con tante altre persone, ognuno ne abbia uno diverso, ma questo ci deve essere sempre. Ecco, arriviamo giù. Ovviamente è sempre un po' random, anche se scegliete un posto dove sembra non esserci niente, potrebbe comunque esserci qualcosa. Essere un po' sfortunati, però questo è un livello basso di difficoltà, quindi c'è anche una quantità di nemici molto molto più bassa. Quindi all'inizio voi sparate chiaramente le vostre armi di supporto, o zainetti se avete scelto zainetti, e cose di questo tipo, in modo che vi setappate bene la situazione. Vi recuperate l'arma, e qua vi faccio vedere come tutte le armi hanno delle modalità diverse. Questa cosa il gioco non ve la dice. Quindi premete R e potete, per esempio, lanciagranate farlo auto o semi. Se avete un fucile d'assalto, guardate quante opzioni, avete la torcia, auto, on, off, raffica, semi, oppure addirittura anche il mirino. Ogni arma ha sicuramente qualcosa che potete modificare. Per esempio la railgun, il cannone a catena, ha la possibilità di mettere lo switch da sicura oppure pericolosa. Quando è sicura, fondamentalmente la potete caricare al massimo e non esploderà mai. Se la mettete pericolosa, la potete overchargeare col rischio di farvi esplodere sia voi che l'arma, quindi insomma. Capite bene, ci sono cose interessanti che magari potete sempre esplorare in questo videogioco. Un'altra cosa fondamentale all'inizio è aprire la minimappa. Si fa con tab, io chiaramente sto giocando con la tastiera, che consiglierei se giocate su PC, perché è un gioco molto frenetico, quindi a volte dovete cambiare visuale molto velocemente, girarvi, mirare in maniera precisa e cose di questo tipo. Quindi con tab aprite la minimappa, che chiaramente come tutto nel gioco è fisico, quindi voi state proprio fermi, in realtà potete muovervi con questo tipo di zoom iniziale, però camminate piano e guardate la minimappa. Questo vi serve sia perché la minimappa aperta così è anche una scansione, quindi se ci fossero nemici vicini vedremmo i pallini che pulsano. Ma soprattutto vi serve, premendo poi il tasto destro del mouse, per mettere dei waypoint, in modo che vi spuntino sopra nella bussola. Quindi così è un waypoint generico in realtà. Se mirate esattamente l'obiettivo, non so perché non me lo sta facendo. Ok, qua sì, qua no, non va, va bene. Se miriamo l'estrazione, comunque vedete che spunta una freccina esattamente nella waypoint dell'estrazione. Questo vi serve comunque per orientarvi, perché a volte, quando ci sono tantissimi nemici, c'è tanto casino, vi confondete, non avete il tempo di aprire magari la minimappa, vi confondete dove andare, e però se avete il waypoint sapete dove andare. Come vedete, oltre agli obiettivi principali molto evidenti, ci sono anche degli obiettivi secondari col diamantino. Questi col diamantino a volte ci sono dentro delle risorse interessanti e sono anche evidenziati da questo beacon dorato. Ora facciamo fuori questi nemici, sperando che non nascano nidi. Eccoci. Vedete, questi qui chiamano il nido in realtà, vedete che stava chiamando per l'aiuto. Se li uccidete abbastanza velocemente il nido non sarebbe spuntato, ma vabbè, siamo a livelli bassi di difficoltà, quindi spero che non ci sia troppo macello. Magari buttiamo giù una sentinella che ci aiuta, però ragazzi, a livello basso non dovrebbe esserci troppi problemi. Vediamo cosa ci dà in premio questo pod. A volte ci sono i super crediti, ok? Sono rari da trovare, però si possono trovare anche i super crediti in game. Oppure a volte delle armi, oppure delle risorse. Oppure dei soldi. Modulo di requisizione sono valuta in game. E chiaramente potete trovare anche granate e munizioni in giro per la mappa, quindi esplorare è fondamentale. Quindi spesso aprite la mappa per capire un po' la situazione. Tra l'altro, un'altra cosa che il gioco non vi dice è che con X voi potete droppare a terra alcuni oggetti, come l'arma di supporto, le risorse, i campioni, la valigetta, quando c'è qualche missione che dovete portare la valigetta o SSD, oppure lo zainetto. Quindi voi sempre, premendo X, avete questo menu radiale dove potete droppare a terra le cose e quindi le possono prendere i vostri compagni. Facendo così, per esempio, il lanciagranate va a terra. Vediamo se siamo fortunati, magari troviamo i super crediti. Ho detto, è un po' raro, però si possono trovare assolutamente i super crediti anche in questi pod. Ci sta. Ecco,
Sempre minimappa aperta, vedete che evidenzia in rosso forte dei punti anche di interesse che non sono ancora stati scoperti, ma che probabilmente sono punti di interesse. Qua probabilmente c'è un nido. Come vedete c'è anche la pulsazione che vi fa capire i nemici e anche quanto sono pericolosi, quanto sono grandi, perché se ci sono i pallini grossi vuol dire che sono dei elite tipo charger o cose di questo tipo. Ora vedrete che scoprirà. Esatto. Il lanciagranate, come ho detto, è estremamente utile per tutte queste missioni per uccidere i nidi. Perché invece di lanciare le granate manualmente, dovete solo cliccare, pam pam pam, e fate la missione veloce. Dopodiché potete proprio scappar via, perché una volta che avete fatto la missione non c'è molto motivo di rimanere. Anche se a volte, chiaramente, in questi tipi di missioni ci sono dei campioni, quindi magari pulite tutto e recuperate i campioni, però... Diciamo che la missione di per sé viene risolta semplicemente esaurendo l'obiettivo. Quindi il lanciagranate all'inizio del gioco io lo consiglio perché vi velocizza tantissimo il fare queste missioni, ma veramente una velocità impressionante. E quindi vi aiuta a chiudere anche prima le missioni, quindi prendere magari anche il bonus di completamento, perché prima le chiudete più punti fate, sia XP che soldi che tutto quanto. Quindi potete fare veramente una speedrun con i lanciagranate, soprattutto in queste mappe con gli insettoni, dove c'è bisogno di fare questo per lo più. Molte missioni secondarie sono questo. Vedete, potrò proprio lasciarlo ignorando tutto. Considerate che ho un'armatura leggera, lì c'era un campione, quindi non c'ho neanche tutta questa armor. E un altro mio consiglio in realtà è usare le armature leggere, perché sono più veloci a muovervi, avete più resistenza, o meglio, usate meno resistenza, quindi potete sprintare per più a lungo. Secondo me è senza dubbio molto molto meglio delle armature medie o pesanti. Addirittura le pesanti secondo me sono una follia. Per adesso le leggere sono totalmente il meta e sono le più utili, perché a livello di protezione non cambia tantissimo, invece a livello di mobilità cambia tutto. Ora ci fermiamo un secondo perché voglio un po' di tranquillità. Andiamo un po' a guardare la situazione. Vedete? I nemici che stanno approcciando da vari lati. È utile avere la mappa aperta così, anche semplicemente per capire da dove arrivano le minacce. Anche perché potete comunque camminare, anche se piano. Occhio che la fisica è presente sempre e comunque in questo gioco. Quindi sono stato sbalzato dal contraccolpo dell'autocannon, fondamentalmente. Va bene. Sono distratto perché sto parlando. Ecco, però un'altra cosa è utile, che mi fa ricordare, che nella minimappa vedete anche gli equipaggiamenti che avete droppato a terra, quindi vedete che lì c'è il mio lanciagranate, viene evidenziato. Questo vale anche per i zainetti e anche per le risorse. Quindi quando voi perdete questi equipaggiamenti, perché magari poi vi richiamano da una qualche altra parte, ricordatevi che potete esattamente sempre vedere nella minimappa dove sono per andarle a recuperare, perché chiaramente sono cose che hanno un cooldown più o meno lungo per essere richiamate, quindi è utile comunque andarsene a recuperare se è possibile. Ultima cosa che vi voglio dire in questo video è appunto la questione degli eagle, perché gli eagle secondo me sono tra gli stratagemmi migliori, perché arrivano molto velocemente e a volte, dipende dall'eagle, hanno più cariche. Per esempio questa bomba a grappolo, che forse è una delle migliori in assoluto, ha ben 4 cariche, dopodiché può essere ricaricato l'eagle, aspettate 2-3 minuti e avete poi altre 4 cariche. Ecco, l'attacco invece al napalm tipo ha 2 cariche. Il problema qual è? Che hanno la ricarica, diciamo così, condivisa. Quindi se per esempio usate qualcosa che ha 4 cariche e, che ne so, una cosa che ne ha una carica sola, usate quello a una carica e poi volete ricaricare quello a una carica, succede che va tutto in cooldown, cioè vanno in cooldown tutte e due. E quindi questo vi un po' crea un po' di problemi. Inoltre, come vedete, in realtà vanno in cooldown, anche se è molto basso con le eagle, anche se sono separati tra una carica e l'altra. Ok? Però se adesso uso il riarmo eagle, vedrete che andranno in cooldown entrambi. Vedete, vanno in cooldown tutte e due. Non è molto alto, anche perché in questo momento ho un bonus della nave, che dimezza fondamentalmente il rifornimento, però diciamo che non è molto efficiente, soprattutto se usate la bomba da 500 kg, che è un singolo uso e poi deve essere richiamata e ricaricata, e poi avete magari una bomba a grappolo che invece ne ha 4 di usi. Se volete ricaricare la 500 kg, mandate in cooldown da 3 minuti anche la bomba a grappolo, insomma. Non lo so, pensateci. Avere più eagle insieme
non è il massimo dell'efficienza. Ultima cosa, quando affrontate magari degli obiettivi che vi sembrano impegnativi, cercate di preparare prima tutto, quindi non ingaggiare poi vero la torretta, vero l'attacco aereo, ma mettetevi una condizione di preparazione in modo da affrontare al meglio la situazione. Quindi già metto giù una torretta, sparo un attacco aereo preventivo, possiamo dire così, dopodiché ingaggio. Ok, in questo caso, vabbè, livello molto basso, è bastato un attacco a grappolo per eliminare l'obiettivo. Però vi assicuro che a livelli più alti serve un bel po' di preparazione prima di aggredire soprattutto gli obiettivi più grossi, perché escono veramente una quantità di nemici impressionanti. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che di avervi dato dei consigli utili. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. E viva la democrazia, sempre! E qua il peli. Annulla. Però è il peli qua. Qua. No. Minchia! Ah, yao! A volare. Ultima ricarica! Restate, restate! Come sta bene? È morto. Bellica Romano pronto alla partenza. Lancio dello shuttle tra 20 secondi. Ce la farà? È sceso. Ce la farà il nostro amico Luca. Che deve muore. Vai Luca. Vai Luca. Vai Luca. Secondo me sono morto in vol. Non ce l'hai capito? Sì. Ma lo vedi? Guarda, il tuo cadavere. Lo vedi pure tu? Sì. State vedendo il cadavere? In volo? C'è il cadavere che non ha attaccato da interessante. Vediamo se sei vivo. Vediamo se sono... Sì. Perché io mi sono visto schioppato a metà salto. Cinque stelle. Easy. Grazie. Grazie ai fuochi dal cielo, Dio Bono.